Perché se il Milan lo deve vincere il suo scudetto, dunque, se lo deve sudare fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata. Occhio all'avanzata di Çalhanoğlu, il tocco verso Perisic, no. Con Bellanova che deve andare a chiudere, palla profonda verso Darmian. Gol! Bravo! Ma c'è il fallo in attacco che ferma tutto. Ma che fallo in attacco? È gol, che fallo in attacco? Ma aspettiamo che questo è buono, e dai, è Darmian, dai. Chi è questo qua che è a terra? Cagliari, un altro fischio dell'arbitro, ma il gol è stato convalidato. È gol, ma aspettiamola, dai. Ma dai, ma smettetela, va. Ma smettetela, sti Cagliari in quanto ogni cosa vogliono fallo. Dov'è il fallo? Dov'è il fallo ora? Dove vogliono? Cosa vogliono? Ha saltato! Ha saltato! Punto! È gol! Che cazzo volete? Ma che cazzo volete? Ma guarda un po' sti qua. Chiaratore Marino dal coordinamento, palla messa in mezzo. Lautaro si coordina, Lautaro, palo! Altra occasione, Lautaro, ancora sul destro, Lautaro, cragno! Ma che sfiga, Barella. Prova ad andare verticalmente su Lautaro, pescato in posizione regolare, Lautaro, uno contro uno, Lautaro, Lautaro! Sì! Lautaro! Sì! Che giocata! Sì! Che assist! È buono, perché è buono! Che senso di inserimento! Perché è buono, ha fatto un gran gol, perché è buono. Guarda che buono, ora guarda il replay, che buono. Ha fatto gol, ma bellissimo il movimento. Perché questo è forte, questo è forte. Jaco che è venuto incontro, Lautaro che ha attaccato le spalle proprio da scuola, eccolo qua, lo vediamo chiaramente. Adesso controlleranno ovviamente la posizione. A me è sembrata buona, perfetto da parte dell'Inter. Ovviamente ci vorrà qualche secondo per verificare con le linee la posizione di partenza. Intanto il gesto tecnico lo vediamo, lo ammiriamo, lo commentiamo, perché ha coperto il pallone per aspettare che lo possa stoppare col velocità, petto, precisione, coscia, messo potenza giù, anche nella difesa del pallone. E tra l'altro è ulteriore sigillo nella stagione di Lautaro, che sale dunque a quota 24 gol stagionali. Ancora Rog ha aperto nella zona di Nico Giannis. Ma dai, ma contro di noi sempre i gol della domenica. Ma che cazzo è questo? Contro di noi gol della domenica si inventano, ma pensa a te, guarda. Ma quando cazzo mai fa un gol così questo ancora? Il gol della domenica, eccolo qua, ma pensa a te, in una partita chiusa il gol della domenica. Ma quando cazzo mai fa un gol così questo di nuovo? Ma sì, ma non dire cagate, così che ha fatto il gol della domenica, figa. Dimmi quando gli capita mai a Nico Giannis, difensore centrale del Cagliari, di fare un gol del genere. Era chiusa sta partita, sono riusciti a riaprirla. Vabbè, solo contro di noi, solo contro di noi. Trova un gol importante, pesante, nel momento più difficile del Cagliari, diventa il decimo marcatore. Correa, Brozovic, e adesso ovviamente la parità numerica dall'altra parte con Gagliardini. C'è Lautaro che viene servito, Lautaro! Il toro! Vai, Lauti! Lauti, eccolo qua, 3-1. Festa scudetto del Milan, rimanda settimana prossima. Aveva cominciato a pressare veramente con tanti e cagati di sotto. Ma se sbagliate la partita settimana prossima, sì, magari. Almeno concludiamo bene sto campionato con due titoli, portati a casa e un secondo posto. La pressione del Cagliari, l'Inter con dei passaggi corti e come spesso accade poi Andanovic cerca direttamente la linea. Non ascoltate. Palla avanti, palla indietro, inserimento. La catastrofe il toro comunque, tanto che criticato 21 gol in Serie A, tanto criticato. Ma smettila, 20 anni dopo, catastrofe. Oh, l'hanno vinto, punto, basta. Non hanno vinto un cazzo, arriva dunque l'ottavo gol in 8 partite contro il rossoblù in Serie A per Lautaro, che lascia il campo già doveva lasciarlo, l'avevo lasciato un minuto fa.